La mostra che viene inaugurata oggi a cura del Fotoclub Palazzaccio, una delle associazioni più propositive e autorevoli di San Giovanni, ci porta a riflettere sul lavoro. Il lavoro nella dimensione anche più brutale, umiliante, il lavoro a Calcutta di bambini, uomini, donne in condizioni assolutamente di disagio estremo, condizioni che negano nella maniera più radicale la dignità dell'uomo. Ecco, una riflessione che si inserisce bene dopo due anni in cui abbiamo discusso prevalentemente di Covid, doverosamente prevalentemente, ma per recuperare anche una dimensione umana del lavoro, che è ciò che nobilita l'uomo. Queste foto, fatte con un bianco e nero splendido e che dimostrano, veramente mettono in luce le contraddizioni del mondo contemporaneo, dovrebbero farci riflettere ancora di più sul lavoro oggi e sugli effetti nefasti della globalizzazione, perché quel lavoro sfruttato che degrada l'uomo è quello che a noi magari consente di mantenere un benessere, una ricchezza o il lusso, a scapito di altri uomini. Siamo contenti perché con l'amministrazione comunale abbiamo una bella sintonia e continuiamo questa collaborazione che ci permette di utilizzare la Casa della Cultura per esporre fotografie e mostre fotografiche non solo nostre ma di amici o conoscenti del Fotoclub o persone comunque che vogliono condividere il loro lavoro con noi. Per noi si tratta di un impegno profondo, però che ci dà tanta soddisfazione perché appunto portare nella Casa della Cultura la fotografia è un segno di cultura viva. Quindi vi aspettiamo chiunque voglia visitare la mostra fino al 26 marzo, negli orari della biblioteca, venite a vederla. Ecco.